In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Come sacerdote svolgo il mio ministero in una parrocchia di Mare Arizzone. Abbiamo le messe a tutte le ore e quando celebriamo quelle serali alle 21, capita a volte che qualcuno mi venga a chiedere se può far la comunione, dato che in albergo finiscono di mangiare alle 20:30 e quindi, facendo i conti di quanto dura la messa, potrebbe essere che la comunione arrivi alle 21:25. Quindi in peccato, poiché la regola parla chiaro, non si può fare la comunione se hai mangiato almeno un'ora prima. Una volta mi sono trovato una vecchietta che, mentre gli stavo dando Gesù, invece di rispondermi amen, mi ha detto: «Padre, io ho finito di mangiare alle 8:30». Io sono rimasto spiazzato, ma ormai avevo consegnato l'ostia nella sua bocca. Non è facile far capire che la legge è per l'uomo e non l'uomo per la legge, che il sabato è per l'uomo e non il contrario. Inoltre nel Vangelo è chiaro che Gesù è il Signore della legge, l'ha fatta Lui. Come potevano i farisei rimproverarlo circa la trasgressione di un precetto di cui Gesù, essendo Dio, appunto il Creatore, è l'unico che ne conosce il senso più vero?